Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi andiamo a vedere il nostro Shelly Plus PM Mini. Che cos'è? Già lo sapete perché ve l'ho fatto vedere nel primo video di tutta questa serie, però vi dico solamente che è uno Shelly che calcola, controlla i nostri consumi, quindi può andare montato su una presa perché è 16 A o su un interruttore. In questo caso la faccio un po' più difficile, la mettiamo sull'interruttore, ma la presa, ragazzi, ora ve lo spiego pure come funziona, è velocissima. Ok, nessuna sigla oggi, andiamo avanti direttamente spediti e andiamo a vedere come funziona il tutto. Ok, andiamo ad aprire. All'interno troviamo il nostro Shelly e andiamo a vedere cosa ci abbiamo. Allora, lo Shelly 1 PM fa i consumi, controlla i consumi. Abbiamo LN, ricordatevi questi LN, e poi abbiamo i due zeri che sono collegati allo zero, quindi di qua uscirà la corrente e di qua la prenderà, quindi farà passare la corrente e farà uscire la corrente. Noi abbiamo in questo caso un interruttore, ma potrebbe esserci anche una presa normalissima, tipo una presa tipo questa qui, Unel, che casomai ora ve la faccio anche vedere come si fa, tanto è semplicissimo, ragazzi. E voglio andare a controllarmi i carichi di questa lampadina. Dite, ma vabbè, io vado a prendere questo, posso comprare anche lo Shelly PM. Questo è solamente una questione di praticità. Vi sto facendo vedere come funziona. Prima cosa, sempre ragazzi, staccate la corrente. Con la corrente non si scherza, fateli fare sempre questi cosi, questi lavoretti sempre al vostro tecnico di fiducia, e andiamo a smontare il tutto. Aprite la scatola di derivazione 503 dove c'è l'interruttore e dobbiamo andare a staccare intanto il nostro interruttore 1 e 1 2. Allora, io in questo caso, come sempre, ho la lampada che mi passa dall'interruttore, a voi vi può passare da un'altra parte, ma l'importante è sempre collegato al neutro e funziona tutto. Poi abbiamo un neutro che è il neutro di alimentazione, quindi da questa alimentazione mi devo andare a portare un neutro al nostro Shelly. Scusate se vado veloce, ma questi qua sono piccoli video flash dove cerco di spiegarvi a velocità quello che facciamo, casomai voi rallentate il video. Da sotto ci sono i comandi per rallentare il video. Andate a prendere il filo neutro e lo collegate sul morsetto N. Ok, andate a prendere, in questo caso basta prendere l'alimentazione, quindi il cavo, il filo che arriva direttamente dalla scatola di reazione dove c'è la 220, e andarla a collegare su N. Allora, in questo caso, se io ho una presa normale, basta che mi vada a collegare un altro filo neutro alla presa e il carico alla fase è fatta, ma non ci interessa. In questo caso stiamo facendo una lampadina. Cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a prendere un pezzo di filo di fase, collegarlo allo zero, collegarlo al morsetto 1 dell'interruttore, prendere il filo della lampadina e collegarlo al morsetto L. Nell'interruttore. Ok. In questo caso questo relè, questo Shelly 1 è sempre attivo, ragazzi, quindi quando noi andiamo a collegare la corrente non abbiamo la possibilità di poter staccare, perché qui dentro non ci dovrebbe essere un'interruzione, ma ora noi lo andiamo a vedere. Cosa facciamo? Andiamo a dare corrente. Lui, per vedere se c'è corrente, e infatti già lui è alimentato, sta passando di qua, lui già è in pairing, quindi quando lampeggia il LED è in pairing. Andiamolo a installare, vi faccio vedere. E quindi in questo caso sta lampeggiando, ma noi che cosa facciamo? Andiamo a resettare
lo resettiamo. Ok, lampeggia tre volte e andiamo a fare l'installazione. Allora, andiamo a casa, prendiamo YouTube, aggiungiamo un dispositivo, scansione wifi, aggiungi un dispositivo tramite IP. No, troppo casino, andiamo indietro, aggiungi un dispositivo, lo facciamo Bluetooth, wifi, ci connettiamo tramite il nostro wifi, lui va a fare la ricerca. Trova Shell IPM, lo aggiungiamo. Mi ha detto fallita, ma l'ha trovato. Ci metto Shell 1PM Mini. Gli mettiamo la foto che ci interessa, lasciamo questo. Prendiamo la stanza, facciamo salva. Lui va a fare l'associazione, qualche secondo e si installa. Qua sotto è in connessione, il tempo che va in connessione, ok, è andata in connessione. Se andate a vedere, è necessario l'aggiornamento del firmware, quindi andate su l'ingranaggio, versione firmware, aggiornamento, fate l'aggiornamento, aspettate qualche secondo, ragazzi, sono secondi, il dispositivo si sta aggiornando, si aggiorna, voi non fate niente, non staccate né corrente né niente, non toccate niente. Il dispositivo è offline. Ok, il dispositivo era offline, è tornato online, ha fatto anche l'aggiornamento, quindi possiamo andare a vedere se ha fatto l'aggiornamento. L'aggiornamento è stato fatto. Da qua possiamo accendere, possiamo andare a controllare, accendere possiamo solamente controllare da qua. Questo non fa niente, ragazzi, perché questo ci controlla solamente i consumi direttamente. Infatti, se vedete, 10.4 è il consumo. Ora io voglio staccare, ovviamente staccherò di qua. Ok, ora passiamo questo sopra la presa direttamente. La presa, giochiamo facile qua. Stacchiamo la corrente e ci vediamo dopo con per farvi vedere l'installazione della presa. A dopo. Allora, questo è con l'installazione della presa. Ok, nell'installazione della presa, quando voi smontate il vostro 503, trovate tre fili, che qua non c'ho la terra, ma ragazzi, la terra ci deve essere, mi raccomando, staccate sempre la corrente, perché ci può essere corrente e ci restiamo un po' male. Cosa dobbiamo fare? Semplicissimo, dobbiamo andare a prendere un morsetto di neutro e un filo di neutro, scusatemi, e lo andiamo a collegare su, qua non c'è il neutro, in alcune prese c'è, in alcune no, mettiamo qua il neutro e mettiamo anche quello, il neutro della corrente, quindi il filo di fase della linea, scusatemi, lo colleghiamo qua, quindi i fili blu saranno collegati qua su questo morsetto qui della presa, come è questa, è anche la presa da 16 ampere italiana, e il filo lo andiamo a collegare sul morsettino N, quindi allarghiamoci un po' i poli, ci allarghiamo tutti, ragazzi, ovviamente i fili devono essere della sezione giusta, quindi se è una presa già sono sezione 2,5, no 1,5, io qua ho dei fili molto piccoli 0,50, ma è solamente per essere una prova dimostrativa da banco. Ok, e qua dobbiamo andare a prendere il filo della fase che veniva dal muro e lo andiamo a collegare qua. Il filo di terra andrà messo al filo di terra dove c'è anche il simboletto di terra, quindi in questo caso è il morsetto centrale. Quindi prendiamo la fase, la mettiamo qua. Quindi cosa abbiamo in questo caso? Abbiamo alimentato il nostro Shelly, ma non abbiamo
il controllo della presa. Per avere il controllo della presa dobbiamo andare a prendere un altro filo. Prendiamo un altro filo e lo andiamo a posizionare al morsetto 0. Dal morsetto 0 lo andiamo a posizionare al morsetto laterale di fase. Quindi come terra facciamo così, guardate, non c'è il filo di terra, prendiamo quello giallo che ci assomiglia ed è collegato qua, che andrà al vostro impianto, quindi usciranno i tre fili per essere più realistici nella cosa. Ok, quindi abbiamo blu, la terra e la fase passa sul nostro Shelly. Ok, una volta che abbiamo tutte cose, abbiamo fatto anche l'installazione del nostro Shelly, noi ci risulta un'installazione del genere con la placchetta e tutte cose. E ovviamente diamo corrente, ora lui ci dice che è offline perché io avevo la corrente staccata, tra qualche istante ci dà la conferma che è online. Ok, online, sono anche molto rapidi questi Shelly. Lui è acceso lo Shelly qua, ci fate caso, mettete che c'è la placchetta qua, c'è questa placchetta, e andiamo a vedere ora tutto quello che andremo a caricare qua, ragazzi, fino a 16 A. Lui ci andrà a calcolare i consumi. Questo fatelo fare sempre a me, non fatelo voi, che è pericoloso. C'è corrente. Ok, in questo caso io ho acceso una lampadina e ci va a dare che 15,3 W. E sta calcolando il coso. Ovviamente non lo possiamo staccare, se volete staccarla questa presa qui dovete direttamente andare a fargli un interruttore a parte messo lateralmente, quindi avrete questo messo qui e qua la presa asciugo. Quando voi staccate e attaccate, attaccherete una baciù, quello che volete, ma non ve lo consiglio, fatelo così, tanto la spina quando non vi serve più la dovete staccare. Mettete che avete collegato la macchina del caffè, volete controllare quanto consuma, lo potete fare benissimo. Ok ragazzi, spero di essere stato utile, io vi ringrazio su questo video flash, che più flash è diventato molto lungo. Vi ringrazio di aver visto questo video, se sono stato utile lasciate un like verso sopra, ragazzi, a voi non costa niente, a me fate crescere il canale, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi pure al mio canale Telegram e Telegram Discussione, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook, qua sotto ci sono degli abbonamenti, se li volete fare li fate, se non li volete fare lasciate perdere, se non volete fare gli abbonamenti c'è il tasto delle donazioni. Ragazzi, io vi saluto e a un prossimo video. Ciao, grazie.